Mi chiamo Caterina Davinio e sono un'autrice di poesia elettronica. Nel 1990 ho cominciato a lavorare nelle arti elettroniche e nella poesia elettronica a livello sia creativo sia curatoriale, portando questa esperienza in oltre 300 mostre in tutto il mondo. La videopoesia sostanzialmente si può costruire così, cioè si può partire da delle riprese filmiche, poi in fase di elaborazione digitale, di post-produzione, si possono inserire elementi sonori, testuali, rielaborarli, elementi di rumore e arrivare alla fine alla produzione di un video, cioè di altre immagini in movimento. La net poetry è una poesia che nasce nella rete e per la rete, e per definire questo concetto ci sono quattro elementi fondamentali. Allora, intanto per il net artista la comunicazione è un materiale che deve plasmare, che deve indirizzare. Il secondo elemento è il network. La poesia non nasce più dall'immaginazione, dalla creatività di una singola persona ispirata, ma è prodotto di un circuito di persone. Un altro concetto alla base della net poetry è quello del sito web come luogo dove alla fine il network deve convergere. L'ultimo concetto è quello di performance multilocata, praticamente è una performance che si avvale della rete internet ed è collocata simultaneamente in più spazi che sono reali e anche virtuali. Il mio ultimo progetto di net poetry nasce su Second Life e in questo mondo virtuale io ho realizzato un'astronave di poesia, nel senso che c'erano tutta una varietà di oggetti, cliccandoci sopra il visitatore col suo avatar poteva appunto interagire con questi prismi, i quali gli donavano una poesia. Il mondo della comunicazione sta cambiando. Per quale motivo la letteratura e la poesia dovrebbero rimanere escluse da tutto questo? Direi che il contatto c'è già stato, è già avvenuto e dobbiamo solo prenderne atto. E prendere anche atto però del fatto che questi strumenti tecnologici non sono degli strumenti neutri. La poesia si modella su di essi e quindi risulta completamente stravolta anche dai nuovi media.